sua formazione? La mia formazione è prettamente musicale. Conservatorio? Cantine. Suonavo il basso, Deep Purple, AC/DC, Iron Maiden, questa roba. Sono quelle fantastiche anche Earth, Wind & Fire. Il bel palazzo dove vive, che rappresenta tutto il suo mondo, è proiettato sullo sfondo mentre i personaggi si muovono su un piano inclinato. Il destino di Philippe si compie quando precipita dal parapendio, costretto su una sedia a rotelle, riscopre il gusto della vita grazie a Driss, il badante. Al teatro Signorelli, scena lo spettacolo Quasi Amici con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, tratto dall'omonimo film francese di successo del 2011. Che cosa fai? Faccio... guardo... guardo uno. Che fa? Guardi il corpo? Ma insomma, il corpo è quello, la mente... Dall'altro lato? Gira, dai, faccio un'altra. Quindi fa la guardia del corpo? No, ti ho detto, più che altro la mente, il corpo è un po' femmino, insomma, diciamo. Ho capito. Andrei in galera anche stavolta. Perché? Perché non sei abbastanza furbo a fare questo mestiere, bisogna essere capaci di fare i delinquenti. Te non sei abbastanza cattivo. Cioè, mi stai dicendo che sono un coglione? Ti sto dicendo che sei uno sfigato. È diventato un cult nonostante sia un film giovane, non ha nemmeno 10 anni, però probabilmente è un film che è entrato nell'immaginario collettivo per questa sua capacità di essere divertente, commovente e anche un po' scorretto, viva Dio, e anche un po' di scorrettezza sana, e siamo sempre tutti politicamente corretti e ci siamo rotti. Sì, si può sì. Dire. Sul palco la nascita dell'amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ed estrazione sociale, che ritroveranno però assieme il modo di cambiare le proprie vite e aiutarsi. Deve essere scorretto politicamente proprio perché è l'anima di questo racconto e proprio perché ti porta a riflettere sulla correttezza o la scorrettezza, perché se no il politicamente corretto ce l'avevamo pure durante il fascismo, no? Se tu facevi le cose come diceva Duce eri politicamente corretto, io non voglio, voglio essere scorretto. Come ci si sente a vivere così solo di assistenza? Scusi? Di elemosina, di carità, la chiami come vuole. Invece lei potrebbe lavorare, produrre, ma non è secca di vivere alle spalle degli altri, non le provoca qualche problema di coscienza? A me no, a lei?